Ciao Fisciolino e bentornati sul mio canale. Oggi avrei dovuto parlarvi di questo smartwatch LATEC ID205L. Ve lo faccio vedere. È l'ennesimo smartwatch da 20 euro che potete acquistare tranquillamente su Amazon. Ma questa non sarà una vera e propria recensione, ma più una riflessione sul fatto se questi smartwatch super economici alla fine hanno un senso e valgono la pena. Questo naturalmente dopo la sigla e dopo avervi ricordato, come sempre, se questi video vi piacciono, vi interessano, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, seguitemi sui miei profili social, soprattutto su Instagram, @fulviofish, dove sicuramente questo qui lo avete già visto. Allora, anzitutto perché vi voglio parlare di questo LATEC smartwatch? Perché questo qui è uno dei tantissimi smartwatch che potete trovare su Amazon a una ventina di euro. Ci sono queste, sono altre marche tipo Yamaha, Kunix, tutte marche totalmente sconosciute che alla fine però fanno dei prodotti che sì, vanno bene, cioè questo. Come ad esempio l'Umidigi Watch GT, di cui vi lascio la recensione qui sopra, sono alla fine smartwatch che per quello che costano, cioè una ventina di euro, fanno il loro. Hanno un bello schermo, questo da 1,3 pollici, luminoso, batteria che vi farà 7-10 giorni a seconda di quanto lo utilizzate. I sensori per il contapassi, il cardiofrequenzimetro, più o meno sono allineati a quelli delle altre smartband, come può essere la Mi Band, la Huawei Band e le altre. Però la differenza alla fine dov'è che sta? Perché l'hardware più o meno ci siamo, alla fine le costruiscono tutte lì, la Mi Band, le smartband della Huawei, le smartband della Amazfit, alla fine sono tutte marche cinesi con le fabbriche in Cina a Shenzhen, e anche questo è ben scritto sul retro che lo fanno a Shenzhen. Quindi alla fine il know-how tecnologico c'è, il dispositivo di per sé può cambiare un pochettino la qualità dei materiali e quant'altro, ma ci sta. Cambia la parte software, perché quella invece ogni azienda si affida a uno sviluppatore che sviluppa il software che interfaccia questo dispositivo col vostro smartwatch e quindi abilita più o meno notifiche, più o meno funzioni, in maniera più o meno ben fatta. Perché questo smartwatch qui, come l'Umidigi, hanno come software il VeriFit Pro, che alla fine, se lo andate a vedere, ve lo faccio vedere, è abbastanza chiaro, abbastanza ben fatto, però la traduzione lascia un po' il tempo che trova, ci sono delle espressioni che fanno veramente ridere, e oltretutto questi qua abilitano le notifiche solo del, diciamo, i social media, cioè Facebook, Instagram, piuttosto che LinkedIn, piuttosto che Skype. Questi ci saranno, poi ce ne sono alcuni che in realtà da noi non si usano, come WeChat, QQ e altri con nomi che non avevo neanche mai sentito. Però al di fuori di queste applicazioni, le altre non vi verranno notificate, cioè non vi viene notificato quando fate, non so, un pagamento con la vostra carta di credito, quando vi arriva un pacco su Amazon, quando vi sta per scadere un'inserzione di eBay. Quando avete delle altre notifiche di queste applicazioni che non siano i social media, piuttosto che il telefono, gli SMS e il calendario. Perché alla fine, ripeto, come contapassi, come notifiche dei social media ci possono alla fine stare, fanno il loro, ma niente più di quello. Lasciamo stare poi tutti quegli smartwatch veri e propri che montano il Wear OS di Google, piuttosto che gli Apple Watch, vi dicendo, perché quelli hanno proprio un vero e proprio sistema operativo dove si possono installare delle app e si possono fare delle cose direttamente dal dispositivo. Parliamo appunto di questa famiglia delle smartband che arrivano fino ai 100 euro, dove in mezzo ci stanno tutte le Huawei Band, piuttosto che gli Amazfit, piuttosto che le Mi Band e quant'altro, le Honor Band e tutte le altre. Quindi questi dispositivi vi danno in più rispetto a queste smartband da 20 euro di marche sconosciute proprio tutto un corredo software che renderà molto più completa l'esperienza
del vostro smartwatch o della vostra smartwatch che vi portate in giro tutti i giorni. Bene amici, con questo spero di avervi dato qualche consiglio. Se state mettendo gli occhi su un dispositivo come questo da una ventina di euro, io questo comunque ve lo lascio qui sotto in descrizione se volete andarlo a vedere. Alla fine funziona bene, esattamente come quelle della Ailu LS01, come l'Umidigi Watch GT, come quelle della Blitzvolt BVHL01, anche questo vi lascio l'accensione qui sopra. Però, ripeto, fanno delle funzioni molto basilari come contapassi, frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno e notifiche dei principali social media, che comunque non è poco per un utente che vuole cominciare a mettersi al polso una di queste qui e poi se vede che fa il caso suo, che gli piace, che è una cosa che veramente per lui è utile, allora può passare eventualmente a un dispositivo più professionale. Con questo siamo arrivati al termine anche di questo video, vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, vi ricordo che nella schermata finale se cliccate sul mio faccione potete iscrivervi al canale oppure potete vedere un altro video. Con questo è tutto, ciao da Fulvio!